Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Alfa373. Grazie ai miei 7000 iscritti, oggi andiamo a vedere come adattare le luci anteriore e posteriore all'alimentazione 6V di una e-bike. Modificherò due fari LED anteriore e posteriore qualunque, anche funzionanti a batteria, per farli funzionare dal comando 6V di accensione delle luci del display di una e-bike. E-bike con motore TST Z2 funzionante a 36V con l'uscita su questo splitter del sensore velocità di una sorgente a 6V per il comando delle luci anteriori e posteriori. Collegando delle luci LED a questo splitter potremo accendere e spegnere dal display. Esistono anche delle luci in kit che si vendono già predisposte per questo connettore, ma in questo video vedremo come adattare le luci in nostro possesso, qualunque esse siano, sia ricaricabili che a batterie alcaline, per adattarle a questa alimentazione comandata dal display a 6V. Tanto per iniziare vado a smontare il faro anteriore originario funzionante con tre batterie mini stilo da 1,5V alcaline per effettuare la prima modifica su questo faro a luce bianca. Si smonta agevolmente girando la ghiera che lo protegge e accedendo così al suo vano batterie che prevede tre batterie mini stiro, un pulsante di accensione e spegnimento. Chiaramente dovrò effettuare delle modifiche per poter bypassare questo pulsante di accensione e spegnimento e comandare i LED anteriori direttamente dal display della mia e-bike. Ma vediamo nel dettaglio come funziona questo circuito di accensione e spegnimento tramite micro switch. Nello schema elettrico osserviamo innanzitutto l'alimentazione 4,5V data dalle tre pile in serie, un circuito integrato di controllo dell'accensione comandato da un micro switch. L'integrato non è altro che un flip flop singolo che comanda il LED di accensione. Il circuito globalmente assorbe circa 100 mA e i tre LED sono alimentati ciascuno con una tensione di 3V 30 mA. Andiamo con questo alimentatore a testare le correnti e le tensioni di questo circuito. Con i miei puntali vado a collegarmi all'ingresso 4,5V e vediamo, dando alimentazione a 4,5V, l'assorbimento di questo circuito. Premo il pulsante e vediamo che il circuito in questo momento sta assorbendo circa 100 mA. I tre LED in parallelo necessitano, per funzionare correttamente, di una tensione di 3V ciascuno. Evidentemente assorbiranno ciascuno appunto circa 30 mA. A questo punto risulta estremamente facile modificare questo circuito per farlo funzionare a 6V. Basterà infatti, facendo due calcoli, inserire in serie a questi tre LED, bypassando il circuito di controllo del pulsante, una resistenza calcolata dividendo i 3V di alimentazione aggiuntivi rispetto all'alimentazione dei LED per la corrente di 100 mA, quindi una resistenza da circa 30 ohm come quella che state vedendo in questo momento. È una resistenza da mezzo watt, quindi consente una adeguata dissipazione di calore. Questa resistenza saldata tra l'alimentazione 6V proveniente dal display e i tre LED in parallelo, bypassando il circuito di controllo, fornirà la corretta alimentazione e corrente a questi tre LED per far illuminare il nostro fanale direttamente dal comando display della nostra e-bike. Una volta saldati correttamente il positivo alla resistenza e il negativo al negativo dei LED, il nostro pulsante sarà bypassato. Andiamo ad effettuare una prova con il nostro alimentatore settato su 6V e verifichiamo il corretto assorbimento dei nostri LED, che sia lo stesso di quello originario, cioè circa 100 mA. Come potete osservare, ecco qui, il nostro faro è pronto per essere rimontato direttamente sulla nostra e-bike, comandato stavolta dal display e funzionante però a 6V.
La resistenza sta dissipando 3 volte per 0,1 A, cioè 0,3 W, ampiamente al di sotto dei suoi 0,5 W. E quindi il mio circuito è pronto per essere rimontato. Se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Per favorire il collegamento sulla bici utilizzo questo morsetto a molla, molto comodo, facile da inserire. Vado ad effettuare il montaggio sulla e-bike collegandolo ai due fili della 6 volte provenienti dal motore. Una volta collegato il tutto e rimontato il faro, basterà accendere con il pulsante di accensione luci della centralina e le mie luci LED anteriori si accenderanno a comando. Bene, a questo punto passiamo al faro posteriore. Anche qui mi procuro una qualunque luce a LED. Su Amazon trovo questa luce posteriore lampeggiante, funzionante con una batteria al litio all'interno e ricaricabile da questa presa USB, che ovviamente però non utilizzerò nella modalità sua ordinaria. Andrò a bypassare anche questo circuito per comandare l'accensione direttamente dalla centralina del mio display. Quindi utilizzerò soltanto il faro LED in esso contenuto. Smonto il tutto partendo dalle due viti poste sotto e vado ad estrarre la batteria al litio da 3,7 volt 500 mAh contenuta al suo interno e il relativo circuito di controllo dotato, come vedete, di un microchip con la selezione dei vari effetti, di un LED rosso e di un pulsante per la selezione dell'accensione e dello spegnimento. Questo circuito non può essere in alcun modo modificato per il comando da display, quindi devo necessariamente eliminarlo e prendere esclusivamente il LED ad alta luminosità. Anzitutto vado a rimuovere la batteria al litio da 500 mAh circa, che metterò da parte, e con il mio solito alimentatore variabile vado a simulare con i 3,7 volt la mia batteria al litio e a vedere l'assorbimento che ha questo circuito in termini di corrente, accendendolo alla massima luminosità possibile. Dall'amperometro risulta una corrente massima di 150 mA. La tensione di funzionamento corretta per questo LED è circa di 2 volt e quindi anche qui potrò inserire una resistenza in serie per alimentare questo LED a 6 volt. Per la resistenza posta in serie dovremmo utilizzare un valore di 4 volt diviso 150 mA e otteniamo un valore di circa 26,66 ohm da porre in serie a questo LED per alimentarlo a 6 volt. In questo modo avremo una caduta di 4 volt sulla resistenza che dovrà dissipare una potenza di 4 volt per 150 mA, cioè 0,6 watt. A tal proposito vado a dissaldare il mio LED dal suo circuito originario e vado a utilizzare stavolta, invece che una sola resistenza serie, due resistenze in parallelo da 68 ohm che, proprio perché poste in parallelo, danno come resistenza risultante una resistenza da 34 ohm che si avvicina al mio valore richiesto dal circuito. E questo perché, essendo la potenza da dissipare da 0,6 watt, in questo modo ciascuna di esse semplicemente dovrà dissipare 0,3 watt di gran lunga inferiori agli 0,5 watt propri. Una volta alimentate a 6 volt, queste resistenze saranno in grado di alimentare questo LED senza surriscaldarsi troppo. Bene, una volta effettuato questo mini collaudo di queste due resistenze in parallelo, posso andare a reinserire il mio LED con la relativa resistenza all'interno del contenitore originario del faro posteriore e procedere al montaggio sulla mia bici. Sul parafango posteriore vado a praticare un piccolo foro con una punta da 5 mm, 6 mm,
stando attenti a non forare i pneumatici ovviamente, e a inserire questa squadretta per poter fissare il mio faro al parafango. Inserisco la vite con la rondella nella parte sottostante, poi vado ad inserire una rondella antisvitamento e un dado nella parte superiore e poi vado ad effettuare un avvitamento, una stretta a dovere con una pinza per evitare che il tutto venga svitato dalle vibrazioni. Successivamente pratico un secondo foro per far passare il cavo di alimentazione a 6 volte proveniente dal motore della mia e-bike, cavo che farò passare dal foro presente per il fissaggio del parafango sotto il parafango per essere poi fissato successivamente col del nastro di alluminio per collegarlo al mio fanale posteriore. Vado a tagliare i fili per poi successivamente spellarli e per collegarli alla mia nuova lampada LED utilizzerò un saldatore. Procedo a riavvitare la custodia del mio fanale posteriore con le due viti posteriori e a fissare sulla mia squadretta in ferro nella parte centrale questo fanale sul parafango. Bene amici, se vi sta piacendo questo video non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Vado ad inserire il mio cavo nella parte sottostante del parafanghi che poi fisserò con del nastro di alluminio e a questo punto siamo pronti per la prima accensione di questo fanale posteriore. Inserisco ovviamente la mia batteria da 36 volt e poi con il comando sul display, sul manubrio, vado ad accendere le luci e vedremo dietro il faro posteriore che si accenderà. L'accensione delle luci su questo kit TSD Z2 può essere effettuata anche direttamente dal display. Vedremo in un prossimo video come trasformare questo faro in un faro lampeggiante con un circuito NE555. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la visione del video, di nuovo vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e vi do appuntamento alla prossima volta.